Bentornati nell'angolo dei videogiochi di Zio Ted. Oggi vi presenterò un gioco classico della cultura giapponese a partire dagli anni 90, il Dating Simulator. In questo caso è Love Language Japanese, un gioco appunto dove tu da straniero arrivi in Giappone per imparare questa lingua e ovviamente sei attorniato da fantastiche ragazze che non vedono l'ora di uscire con te e conoscerti, proprio l'essenza stessa del Giappone. Eccoci arrivati, questa è la schermata principale di Love Language Japanese e adesso io mi appresto a partire. È chiaramente un gioco presente su Steam, potete sentire anche, questa è la presentazione, spero che riusciate a sentire bene la mia voce. Siamo alla Koto Gakuen, quindi alla scuola Koto. Questi sono le varie, i vari personaggi che ci saranno con noi durante questa avventura. Ovviamente è un gioco per soli maggiorenni, non penso che ci sia nulla di veramente esagerato, anche perché comunque è in classico stile giapponese quello di non andare troppo oltre. È chiaro che ci saranno situazioni imbarazzanti, cose di questo genere, e però questo si distingue da altri giochi, come avete appena visto, per delle lezioni di giapponese, lezioni molto base, che in effetti mi domando quando arriveranno, perché io ho già fatto un test prima di partire, già di qualche minuto, e vediamo bene, e non è andato molto bene. Ovviamente è tutto in inglese, quindi iniziate a guardare, io andrò abbastanza avanti, veloce, perché qui è semplicemente la storia, ve la riassumo. Diciamo che per la prima mezz'ora non si farà molto di interazione come gioco, perché è molto esplicativo. Questo qua è uno studente occidentale, diciamo, quindi non è dato sapere quale, perché è fatto per comunque gli stranieri. È in inglese, come dicevo, il gioco, e ovviamente anche tutti i test saranno in inglese, dall'inglese al giapponese, quindi per me sarà ancora più semplice farli, diciamo così. Ed è questo ragazzo appena arrivato all'aeroporto, si sta dirigendo quindi a scuola, che però ha raggiunto con estremo ritardo, perché ha sbagliato ovviamente le linee, adesso fa tutta la scenetta e via dicendo. Come potete vedere, la grafica è molto curata, tipo quella di un anime, ed è particolarmente indicato, è 2D, perché comunque è un tipo di gioco nato negli anni 90, quindi è un gioco comunque abbastanza semplice. E adesso questo è arrivato tardissimo, ovviamente sta correndo tutto quanto, si scontra con la prima delle sue insegnanti, diciamo così, che però no, questa non è l'insegnante, è dovrebbe essere no, non è la preside questa qui, questa forse è l'insegnante, adesso mi sfugge bene. Comunque questo qui è Dino Yama, ecco, quindi vediamo un po', e lui deve ancora iscriversi perché è arrivato nettamente indietro, lui vuole iniziare subito, è agitatissimo, lui vuole veramente fare. Adesso succedono un po' di cose, adesso vado avanti un attimo velocemente sperando di ricordarmene. E ovviamente adesso qua avviene il primo casino, non ci sono le camere. Lui è arrivato così tardi che alla fine non ha più camere del dormitorio, quindi dove andiamo? Ci sono comunque tanti posti, ecco che arriva, questa qui è l'insegnante, esatto, quella, quindi la preside, questa è l'insegnante, è stato l'ultimo ovviamente, adesso lo prendono in giro, tutti si presentano, vedete come ci sono questi movimenti all'interno, c'è la barra sopra, questa qui che potete vedere nascosta dal mio faccione, in cui andranno avanti i progressi. Da questa parte invece c'è la data del giorno, perché ovviamente è un gioco che va avanti. Allora, noi siamo alla al pomeriggio del coso e andiamo avanti. Adesso lui avrà il problema di dover trovare la stanza dove dormire. Gli hanno trovato la stanza, ma è molto cara, lui non c'ha un ghello, ha praticamente risparmiato tutto per fare questo corso, e adesso succede un casino perché non sanno come risolvere la situazione e ovviamente da buoni giapponesi debbono aiutarti in qualsiasi modo, perché tu sei venuto fin lì alla loro scuola, è giusto che loro ti aiutino.
a dire il vero anche a me è successo, estremamente disponibili, che Ben, che era l'occidentale che seguiva appunto gli occidentali nella scuola giapponese che ho frequentato, vi ricordo il video, magari lo linko, e comunque sì, gli hanno trovato in questo caso una stanza in una guest house di, dovrebbe essere sua sorella, sua sorella credo. Se mi ricordo bene, adesso sto andando un po' a memoria, ma ve lo dovete gustare bene voi. Eh sì, infatti è la sua sorella, e questo è un bellissimo edificio ed è un dormitorio molto vicino all'università. E lui dice: allora perché non me l'avete detto prima questo dormitorio? Perché c'è un problema di fondo. Il problema di fondo adesso arriva. Intanto vedete qui tutte si sprecano le bellezze Miss Saito, in questo caso qui, che è proprio, cioè veramente è incredibile. E a questo punto dice: no, venite dentro, ah sì sì, scusate il ritardo, tutto questo così. Ma intanto lui entra, vede tutto, e non gli hanno ancora spiegato qual è il problema di questo dormitorio. Lui è felicissimo perché ha detto: ragazzi, mi hai salvato la vita, non ho niente dove dormire, non so nulla e tutto quanto. Ma adesso, quando arriva, lui sta parlando che c'è il coprifuoco e via così, devi usare un po' di accortezza. Ma non, cioè, vedi, ci mette un po' di tempo per arrivare. Ecco che arrivano le ragazze ed è espresso spiegato: è un dormitorio esclusivamente femminile. Ragazzi, queste sono le fantasie più giappe che ci possano essere, perché questo ragazzo viene messo in una stanza di un dormitorio femminile. Qui ci presenta alcune ragazze, ne abbiamo già due a questo punto. Una è Sara, questa qua. E bisognerà andare a far vedere la stanza, far vedere tutto quanto, andate a preparare tutto. Diciamo che è tutta una presentazione, fin quando non si arriverà proprio al momento. Questa è l'altra ragazza, ulteriormente. Ci sono tutte varie tipologie di waifu e surrogati di ragazze giappe molto inquadrate. Adesso io non me la ricordo mai la suddivisione, dovrei chiedere a una mia amica che lei le sa tutte. Discutono tra di loro: ah no, perché c'è un ragazzo, va di là e via dicendo. Lui dice di comportarsi bene e via così, ha bisogno di dormire, domani iniziano le lezioni e via dicendo. Quindi adesso lo porta nella stanza, finalmente, dopo aver fatto le presentazioni delle ragazze. E vedi adesso lei, Saito, che Sara, che è quella più spigliata, più tranquilla, quella più dolce, quella classica giappone nella mentalità. E sì, adesso ci vediamo domani, prometti di insegnarmi a me tutte le cose, soliti scambi di convivialità giapponesi. È molto, questo qua ti fa entrare secondo me molto nella mentalità, nell'ottica di come pensano comunque i giapponesi. Molto, ecco, lei intanto, Miss Saito, è sposata, quindi vabbè, adesso qui c'è la presentazione di tutte le ragazze che ti deve spiegare perché. Perché tu adesso arrivi alla scelta: quale vuoi provare, cioè con chi ci vuoi provare, con la principale, la professoressa, cioè la preside, la professoressa, la ragazza Sara, Helen che si è vista un attimo, Miyuki, quella più cattiva. Io per iniziare a sto giro prendo Sara, che è quella un po' più tranquilla, quella un po' più così, è la classica via di solito, poi ognuno ha le sue, come si suol dire, le sue idee. E adesso ci pensiamo a domani. Vedete che va avanti la giornata, non è suonata la sveglia, è lei, ok, ovviamente questo qua le ha tutte, credo che sia la persona più sfigata in classico stile giappo che ci possa essere, e quindi le ha proprio tutte le sfortune. Arriva lì, ovviamente le hanno anche preparato la colazione, guarda, tutti i vestitini, tutte belline, tutto quanto. Adesso, e quindi si arriva a scuola, perché a scuola c'è un altro problema. Adesso lui deve andare in classe, lui continua a essere in ritardo, ovviamente di nuovo crashata contro sempre lei. Deve andare nel suo ufficio. Cos'è successo? E qui c'è il secondo grande inghippo della storia.
perché a questo punto lui ha speso tutti i suoi soldi per questa avventura in Giappone, li ha messi da parte lavorando e via dicendo. Ma cosa è successo? Che ha cercato le informazioni su di lui e non ha trovato nulla, nessun dato, niente, e quindi hanno iniziato a indagare molto meglio, soprattutto perché lui ha fatto una domanda, gli ha detto di aver frequentato delle scuole di giapponese, lo vuole buttare fuori perché ha mentito nella sua domanda, ha detto che aveva fatto questo e quest'altro, che aveva un livello di giapponese più che buono, infatti come ha spiegato la stessa ragazza giapponese, gli ha detto insegnami, però lui non sapeva assolutamente nulla di giapponese. Quindi è una scuola appunto fatta per prepararsi agli esami, ma lui non sa assolutamente nulla come me, cioè sembra praticamente la mia vita in Giappone quando sono andato a scuola. No, in realtà io non ho assolutamente detto mentito, anzi ho detto palesemente non so nulla, prego insegnatemi, sono nelle vostre mani. Purtroppo si è rivelato un problema di fondo, come ho già detto magari recuperate il video di io che parlo della scuola giapponese, e vabbè, adesso c'è questa discussione a riguardo in cui lo sbattono fuori, nel senso raggiungono un accordo di lui che può andare nella classe e lo mettono appunto in classe con Sara. Adesso io non ho provato altre ragazze, non vorrei che cambiasse la storia, non penso che questa macro trama cambi, magari cambia la ragazza con cui sei in classe a seconda di quella che hai scelto. Non ovviamente c'è lei come professoressa, perché non può non esserci lei. Adesso lui tace sulla sua situazione. Andiamo ancora un attimo avanti, sì, perché voglio, anche se sono qua già da un po' di minuti, ti sono tutte tristi perché ecco, in classe anche con Miyuki, perché ha mentito loro, quindi se la sono presa molto, non puoi mentire, non puoi dire falsità, quindi lui ovviamente si dà dell'idiota da solo. Questa è Helen e ci sono tutte le ragazze, perché poi vengono presentate anche delle, è proprio un harem, un gioco harem dove c'è lui totalmente preso in mezzo a tantissime donne che civettano e ci provano con lui. Al momento sto andando avanti molto veloce, ecco, questa è un'altra ragazza che viene presentata e si va a mangiare assieme. Ovviamente queste ragazze parlano tutte benissimo inglese, proprio come nella realtà giapponese, quindi tu puoi far subito amicizia con loro, la realtà reale di come sono. Ok, sì, perché hanno parlato del fatto, dice no no, da adesso in poi sarò totalmente onesto, non vi dirò più nulla di errato e via dicendo. E quindi loro vanno avanti, hai presentato altre ragazze, ancora tutta la fase di presentazione. Adesso lei dice che va, ti fa vedere finalmente la mappa della tua città e ti dice che andrà a lavorare, per lavoro in un negozio. E tu da questo momento, dopo aver fatto la mattina a scuola, diciamo, hai le varie possibilità e ti fa vedere appunto la shopping street. Io sono arrivato fino qui, spero che questo video vi sia piaciuto come introduzione particolare, videogioco classico direi della cultura nipponica, e magari lo potete recuperare, è un videogioco su Steam, non costa un'esagerazione, aspettate che stanno per uscire comunque gli sconti del Black Friday o altrimenti a Natale arriveranno quelli natalizi. Io vi ricordo di mettere mi piace, iscrivervi al canale, commentare, dire la vostra, recuperare i miei vecchi video sul Giappone, e noi con questo Love Language Japanese ci salutiamo e al prossimo video. Ciao!